Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con la prova che usualmente chiamiamo SMS bombing. Andiamo a riempire di SMS il telefono in questione. Stiamo utilizzando un Alcatel 990 Chrome. Andremo a spedire un centinaio di SMS a raffica, così appunto da comprendere al meglio come si comporta questo telefono se stressato particolarmente da una messaggistica invadente, come appunto un centinaio di SMS può essere un buon esempio. Devo tenere d'occhio il focco della camera, il gestore SMS e il telefono, quindi potrei anche perdermi, diciamo, qualche messaggio per strada. Avvenisse ciò e non me ne rendo conto, vi prego di farmelo presente poi nella sezione dedicata ai messaggi. Siamo all'undicesimo SMS, dodicesimo SMS. Come potete apprezzare, insomma, la cadenza è buona, non ci sono, diciamo, accavallamenti strani. Tenete d'occhio essenzialmente due parametri, ossia la cadenza di ricezione degli SMS e la cronologia degli stessi. Come potete infatti apprezzare, il fatto di ricevere, per esempio, un messaggio prima il 18 del 17 andrebbe a rovesciare un eventuale significato di botta e risposta, proprio perché ipoteticamente appunto arriverebbe prima la risposta della domanda, quindi non andrebbe ad essere superato il test in questione. La prima ventina di SMS, come potete notare, è arrivata. Noi ne inviamo un centinaio ormai per prassi, visto appunto chi abbiamo fatto, abbiamo scelto, diciamo, questa quantità in passato. È una prova particolarmente stressante per il comparto SMS, proprio perché usualmente non si mandano un centinaio di SMS tra domanda e risposta nell'arco di una decina di minuti, visto che circa durerà una decina di minuti il test in questione. Tuttavia è un buon metodo per verificare la robustezza della gestione messaggi, diciamo un metodo abbastanza semplice ma soprattutto buono per riuscire a vedere in caso di intasamento che accade. Stiamo arrivando alla trentina di SMS. Finora non ho trovato, ecco, particolari impedimenti, quindi insomma è fruibile. Abbiamo superato il primo terzo del test. Stiamo arrivando alla quarantina di SMS, speriamo di poter poi continuare senza noie.
Abbiamo superato la cinquantina di messaggi, siamo oltre la metà della prova. Per ora quindi siamo soddisfatti, la cronologia nella ricezione viene mantenuta, infatti notate appunto la sequenzialità dei vari messaggi, noi utilizziamo una sequenza numerica proprio per facilitare il controllo di questo dato. Per quanto riguarda la cadenza dei messaggi stessi, mi sembra buona, costante, pertanto non ci sono ritardi, finora perlomeno, particolari. Siamo al 60° SMS, tutto a posto. Siamo ora entrati nell'ultimo terzo del test, come infatti potete apprezzare, siamo al messaggio 68. SMS ricevuti senza batter ciglio è comunque già un buon traguardo, in ogni caso non fermeremo di certo il test e lo faremo arrivare a un centinaio così da avere la solita ampia panoramica. Ne mancano una decina. Per ora quindi appunto è andato tutto bene, cadenza buona, tutti i messaggi sono arrivati correttamente da un punto di vista temporale, pertanto ottima cosa.
Direi quindi che si arriva al centesimo SMS, così come è arrivato al 94esimo, il telefono ha brillantemente superato la prova. Vi invito fin d'ora a seguirci attraverso il sito web formobiles.info, invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi, siano su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, li abbiamo linkati in fondo al video. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ne mancano 3, 2, 1. Zero. Demo brillantemente superata. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo online. Mi raccomando, iscrivetevi ai social network. Un saluto, presto da Giuseppe Ragozzino.